State in posizione! Non sparate! Se non lo fanno per primi! Ma se vogliono una guerra, l'avranno e come! Pitcairn! Disperdetevi, dannati ribelli! Gettate le armi e fuggite! Che diavolo fate? State in posizione! Vigliacchi! Traditori! Torneranno più. Dovrete cavarvela con quelli che restano. Non datemi lezioni su come... Parate! Parate! Dovete andare a Congo ad avvisare gli altri. Mostratelo a chiunque li comandi. Dovrebbe essere un uomo di nome James Barrett. Andate! Non c'è tempo! State uniti e tenete il passo! A Concord, gente! Fuggite tutti! Stanno arrivando! Scappate! No! Gli inglesi hanno fatto prigionieri! No! Verso le colline! Dannazione! Meglio andare! Si combatte già a Lexington e non è ancora finita. I soldati stanno arrivando. Ma davvero? E perché pensi che stiamo qui? Andate, prima di farvi uccidere. Ho già abbastanza guai per occuparmi anche di chi vuol fare l'eroe. Garantisco per lui. Anche John Parker. Dov'è Rever? Preso. Cosa? Tranquillo. Quell'uomo sa cavarsela in ogni situazione. Starà bene. Ne sono certo. Finito con le chiacchiere? Parker sembra convinto che voi non siate inutili. Quindi immagino che possiate aiutarmi con una o due cosette. All'inizio dello scontro dovremo tenere queste posizioni. Sono decisive per la difesa di Concord. Brava gente, ma non sanno combattere. Ci vuole qualcuno esperto per guidarli. Pensate di farcela?
Sarà meglio che siate franco. Avete la mia parola. Allora credo non ci resti che aspettare. Signore! Tutti alle barricate! No. I miei uomini devono tenere le posizioni. Se le giubbe rosse passano, per noi è finita. Cosa volete che faccia? Ascoltate bene. Gli inglesi si dispongono a finire. Date ordine di sparare appena prima che ogni linea sia pronta. Troppo presto si può mancare il bersaglio. Dopo si finisce sotto il fuoco nemico. Intesi. Se qualche bastardo riesce a passare, attaccate. Non voglio che i nostri muoiano. Preparatevi! Ora! Non ancora! Fuoco! Vi darò il segnale! Segnale. Fate fuoco! Vi darò il segnale. Preparatevi! Fuoco! Non ancora! Fate fuoco! Non ancora! Fuoco! Fate fuoco! Vi darò il segnale! Non ancora! Fuoco! Preparatevi! Ancora! Ora! Aspettate il segnale! Ora! Aprite il fuoco! Darò il segnale. Aprite il fuoco! Non ancora! Fuoco! Preparatevi! Fate fuoco! Fuoco! Segnale. State pronti, ora! State pronti! State pronti! Fuoco! Preparatevi! Aprite il fuoco! Indietro! Indietro! È fatta! Battoni in ritirata! Solo un mostro può fare una cosa del genere. Almeno ora è finita.
Dovevo colpire quando ne avevo l'occasione. Dove può essere andato Pitcairn? Di ritorno nell'accogliente grembo degli inglesi. Così potrà tornare in forma per la prossima atrocità. Devo trovarlo. Ogni giorno che passa altri soffrono. Allegro, amico. In molti sarebbero morti oggi se non fosse stato per te. Sì, ma loro... Facciamo del nostro meglio con ciò che abbiamo. Però non basta. Non basta mai. Nel nome della nostra gloriosa causa. Spero che voglia accettare il mio umile ringraziamento per la grande benevolenza che mi ha dimostrato. Ma qualora accadano degli eventi infausti, sfavorevoli alla mia reputazione, vi prego di ricordare, gentiluomini qui presenti, che io, oggi, dichiaro in tutta sincerità che non mi reputo all'altezza del comando affidatomi. Infatti, non c'è altro uomo signore, più adatto. Signore, vi prego di riferire al congresso. Davvero? Che dal io momento ne che non diversi. Avrei mai accettato l'incarico per nessuna Charles profferta economica se non fosse un repentaglio. Vi conosco. La felicità dubito che patria, vi ricordiate. Vieni, con... non intendo c'è qualcuno che devi profitto. Conoscere. Terrò semplicemente conto delle spese sostenute. Scusa se quelle certamente via. Mi saranno rimborsate. Ma l'ultima cosa che questo ci serve è, tutto ciò è che voi chiedo. Due vi azzuffiate. Connor... Permettimi di presentarti il nostro nuovo comandante in capo, George Washington. Ah, tu sei quello che ha salvato Sam e John a Lexington. Sono stati i patrioti a farlo. Ho soltanto dato una mano. Umile quanto coraggioso. Uomini come te sono preziosi. Perdonami, ma devo lasciarti. Devo occuparmi di Charles laggiù. Non sembra molto felice che il comando sia passato a me. Lieto di averti incontrato, Connor. Dimmi che hai qualche novità su Pitcairn. Si dice che si sia rintanato a Boston, dove è protetto da un migliaio di inglesi. L'unico modo che hai per ucciderlo è attirarlo fuori. Per tua fortuna, lanceremo a breve un'offensiva contro la città che ti aiuterà a farlo. Israel Putnam è al comando delle nostre forze. Consegna questa a lui e ti darà tutto l'aiuto di cui hai bisogno. Lo troverai all'accampamento di Bunker Hill. Ti ringrazio molto. Non serve. È il minimo che possa fare. Pitcairn è un uomo pericoloso. Prima lo eliminiamo, meglio sarà. Direi lo stesso di Charles Lee. È una faccenda di ben altra natura. Dobbiamo rimandare al futuro. Meglio che tu vada a Boston, Connor.